Allora, vediamo perché De Bros utilizza, inventa questo termine. De Bros scrive il suo libro in un momento in cui la tematica, appunto siamo nel Settecento, la tematica della religione, la riflessione sulla religione è ampiamente sviluppata e probabilmente sta addirittura rifiorendo. E in questo contesto circolano varie teorie della religione, che in larga parte sono state ereditate dal pensiero classico, ma che vengono riprese e sviluppate. Bros ne cita alcune, e io ho qui riprodotto la sua citazione. Una teoria della religione assai diffusa in quel periodo, ma ancora oggi valida, anche se trasformata, è l'evemerismo. Evemerismo deriva da Evemero, che è uno scrittore vissuto tra il III e il IV secolo a.C., uno scrittore greco. E Evemero scrisse un'opera assai interessante, di cui noi abbiamo soltanto dei frammenti, nella quale si sosteneva la tesi che le divinità non erano altro che esseri, individui, eroi, individui che avevano avuto una grande rilevanza e storica e politica in certi contesti. E proprio in virtù di questa rilevanza, alla fine venivano deificati. Ad esempio, non so, Di Pietro dovrebbe essere un esempio. L'altro tipo di teoria della religione è il sabeismo. Sabeismo viene da Saba, voi tutti avete sentito parlare della regina di Saba. E il sabeismo è quella teoria della religione che era propria dell'Arabia preislamica e che era caratterizzata dal culto degli astri. Quindi, mentre per gli evemeristi la religione nasceva dal culto nei confronti di personaggi storici successivamente deificati, e il sabeismo era una teoria che spiegava la religione come culto originario degli astri. L'altra teoria, che si sviluppa anch'essa in epoca classica, in particolare dagli autori platonici, e viene ripresa nel Rinascimento, è l'allegorismo. De Bros ce l'ha in particolare con l'allegorismo. Vediamo perché. L'allegorismo è quella teoria della religione seguita sia da autori pagani sia da autori cristiani, secondo la quale le credenze, le pratiche pagane non dovevano essere interpretate letteralmente, ma allegoricamente. Ad esempio, il ruolo monarchico di Zeus nell'antica religione greca poteva essere interpretato dal punto di vista cristiano come l'esigenza di esprimere simbolicamente l'unità del creato nella figura del suo sovrano. In questo modo, dando un'interpretazione allegorica alle credenze pagane, le si recuperavano, cioè quindi si mostrava che anche gli antichi greci o gli antichi romani avevano carpito i segreti del cosmo, avevano capito che esisteva effettivamente il divino, e quindi in questo modo appunto venivano tutte queste credenze venivano recuperate. Questa poi, come si sa, è stata la politica dei padri della Chiesa, che ha tentato appunto un recupero del paganesimo mescolandolo in maniera intelligente con il cristianesimo e togliendo così al cristianesimo tutti i suoi aspetti più popolareschi e rozzi. Dicevo, è contro l'allegorismo che De Bros scrive questo libro. È contro l'allegorismo perché l'allegorismo si fonda su una serie di presupposti che De Bros assolutamente non condivide. Infatti, dicevo, l'allegorismo, con la sua interpretazione simbolica della religione volta a recuperare le antiche credenze pagane, consentiva di mantenere in piedi il pregiudizio che gli antichi pensatori erano portatori di una profonda sapienza da cui i moderni avrebbero dovuto imparare. Cioè, l'allegorismo in fin dei conti ribadiva che i veri sapienti erano gli antichi,
anche se esprimevano la loro sapienza in forma allegorica. E i moderni non dovevano far altro che riprendere i testi antichi e diciamo sceverarli, studiarli in maniera analitica per riscoprire questa verità. Questa impostazione era del tutto in contraddizione con il progressismo, sia pure moderato, di De Brossi. Progressismo che vuol dire esattamente il contrario del presupposto accettato dagli allegoristi, e cioè l'idea che la storia sia un processo di sviluppo e un processo di evoluzione, per cui coloro che si trovano agli inizi della fase storica sono sicuramente più rozzi, più semplici, rispetto a coloro che si trovano nelle fasi avanzate. Quindi l'allegorismo doveva essere combattuto perché aveva questa visione inaccettabile dal punto di vista del progressista De Brossi. Nel Settecento, come sicuramente sapete, si sviluppano una serie di interpretazioni si parla anche proprio di evoluzione, dell'evoluzione della storia, della società, delle istituzioni umane, e tematiche che poi saranno riprese e sviluppate più ampiamente dagli antropologi evoluzionisti dell'Ottocento. Comunque le basi del progressismo, e che poi si trasformerà in ideologia del progresso, vengono poste nel Settecento. In che cosa consiste il feticismo per De Brossi? In primo luogo occorre sottolineare che per De Brossi i feticci non sono simboli. Ovviamente, se non era d'accordo con l'interpretazione allegorica, non potevano essere simboli. Cioè non stanno per qualcosa di diverso, cioè non significano qualcosa di diverso da loro stessi, nel senso in cui un quadro, ad esempio, rappresentante la crocifissione di Cristo, ne è la rappresentazione, cioè la presentazione di questo evento sotto una forma diversa da quello che esso ha effettivamente avuta. Quindi il feticcio non è mai un simbolo. Il feticcio è adorato per quello che effettivamente è, ossia si adora l'animale. Sempre secondo l'interpretazione di De Brossi, si adora l'animale in quanto animale, si adora la pietra in quanto pietra. Non è vero che colui che fa questi atti di culto nei confronti di questi oggetti così rozzi, così elementari, immagina che siano simboli di un qualcosa che si colloca al di là di questi stessi oggetti. Per cui, dice De Brossi, il feticismo è culto o latria, una parola greca che vuol dire culto, diretta. L'altra domanda che si pone De Brossi e che si ponevano molti autori in quel periodo, pensate che ad esempio venivano alla luce reperti archeologici egiziani, per cui veniva fuori che le divinità egiziane avevano forme di animali, toro, di uccelli, eccetera, eccetera. Per cui uno dei problemi degli autori di questa epoca era questo: ma come mai gli esseri umani sono così rozzi, sono così stupidi da arrivare a adorare degli esseri loro inferiori o degli oggetti che loro stessi fabbricano? Vediamo come De Brossi risolve questo enigma. A parere di De Brossi, le cause del feticismo sono sostanzialmente l'ignoranza e la paura. E la permanenza del feticismo, perché De Brossi sottolinea che non è che si trovano pratiche e credenze feticistiche solo nelle società più elementari, ma anche, ad esempio nel caso degli egiziani, che sono una civiltà abbastanza evoluta, troviamo pratiche feticistiche, ma anche nella stessa Europa occidentale, sede del cristianesimo, si trovano pratiche feticistiche. Secondo De Brossi, la permanenza di queste pratiche feticistiche è dovuta alla inerzia mentale, all'abitudine, cioè al fatto che una volta che certe pratiche, certe credenze vengono accettate, poi diventa estremamente difficile distaccarsi.
e quindi per abitudine continuiamo a praticarlo. Per andare più a fondo,